Bene a tutti ragazzi, sono il vecchio Archigamer, che non si chiamerà più così. Cambio di nome ragazzi, cambio di nome, cambio di tutto. Ora sono sulla schermata del mio PC perché voglio farvi vedere una cosa. Allora, io adesso mi chiamerò in un altro modo, Rakix. Rakix perché è stato il mio primo, diciamo, soprannome che volevo darmi su YouTube e così mi continuerò a chiamare. I video di Pokémon non so se ci saranno, penso di sì, però più in là, quando riuscirò a fare una cosa. E raga, che dirvi? Partiamo con questo video vero e proprio, prima della premessa, cioè dopo la premessa. Ragazzi, io adesso mi sono appassionato nel mondo dell'informatica, nel mondo dei PC, nel mondo dei computer, nel mondo della telefonia. In pratica vorrei portarvi alcune configurazioni che faccio io da 300-400 euro, PC da gaming da 1000 euro e farò anche assemblaggi di PC. Ad esempio, adesso, tra un mesetto circa, vi porterò un video dove assemblerò il mio PC. Allora, ora vi faccio vedere la configurazione, già ho messo tutto su Amazon. Allora, sarà un PC da 390,97 euro. È molto economico, però ha dei componenti abbastanza buoni, diciamo. Riuscirete a giocare a tutti i giochi. I Ching! Dicevo, riuscirete a giocare a tutti i giochi GTA 5 a 60 fps, però la parte un po' più debole di questo PC sarà sicuramente il processore, che ora vi farò vedere. Partiamo dal case. Ho scelto un iTech, questo qua, molto bello, che logicamente arriverà, qua mi dice entro 1-2 mesi, però sinceramente non vorrei aspettare così tanto per un case. Per questo vi dicevo almeno un mese, però gli altri componenti arriveranno presto. Quindi, questo è il case. Così. È abbastanza generico, diciamo, dai. Case Ninja, questo qua, con tutte le cose dentro. Poi, andando avanti, vi mostro altre cose. L'hard disk da 500 giga, lo so è un poco, però 35,99 euro, sì, è poco, lo so, però ci saranno anche diversi upgrade, cioè aumenterò le prestazioni piano piano, per ora iniziamo così. Poi, processore, la parte più debole, come vi ho detto, Intel Pentium G4400, 3,30 GHz. Ecco, non so se si può overclockare, vabbè. Questo qui è. A finale Intel HD Graphics, vabbè, la scheda grafica interna del PC, Intel HD Graphics, del processore Intel HD Graphics, però ovviamente noi metteremo una scheda video dedicata in certi casi. Quindi questo, come vi ho detto, è la parte un po' più debole. Però per un PC di 390 euro potrà anche andare. Passando alle RAM, ho scelto Corsair. Due, come si chiamano? 2 da 4 che formeranno 8 giga di RAM. Ho scelto il colore rosso, vabbè, poi ce ne sono anche altri, il blu e tutto il resto. 68 euro. Ok, andando a farvi vedere la scheda video. La scheda video, ho scelto questa. Una Gigabyte RX 460, 2 giga di memoria dedicata. Vabbè, questa qui anche gira bene, diciamo, non è molto schifosa, tra virgolette. Non è male, diciamo. È una scheda video abbastanza potente, diciamo fascia medio-bassa, però vabbè, non è male, dai, vi dico. Poi, una scheda madre, Gigabit, Gigabyte, come volete dire voi,
Questa qui è la scheda madre, 62,99 euro. Diciamo molto più economica rispetto alle altre, però una scheda madre abbastanza, diciamo, di fascia media bassa. Però, come vi dico, la scheda madre serve per mettere qui il processore, la RAM. Però vabbè, per ora questa qui. E andando all'alimentatore ho scelto un 500 watt. Perché 500 watt? Perché penso che 500 watt riescono, diciamo, ad alimentare il tutto. Anzi, servirebbero anche di meno, per dire la verità. Però meglio stare sul sicuro. 500 watt, 20,99 euro. E certo, raga, questa è una configurazione da 390 euro. Se volete una configurazione un po' più generica, più alta, PC da gaming fisso, proprio buono, diciamo. Vabbè, non perché, cioè, non che questo qua sia basso, diciamo, però è un PC abbastanza completo ed economico. Più che altro tutti i giochi li riuscite a gestire bene. Diciamo, tutti i giochi con tutto a medio riuscirete a fare gli FPS quasi, cioè, potete giocare. Se mettete al massimo, qualche gioco potrà andare un po' di meno, però non vi servono tutti i dettagli al massimo, penso. Non siete così viziati, vero? Vabbè, 390,97 euro. Questo è il PC. Ne farò altre di configurazioni, basta che me le chiedete voi. Quindi, grazie per la visione. Da Rakix è tutto. Ciao a tutti.